Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati della partita e della puntata numero 7, terza fase, del club della scommessa, sperando naturalmente che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. Il primo partecipante aveva pronosticato Empoli-Parma 1x e under 3,5 finita 3-3 perdente, Lazio-Roma x2 finita 3-0 perdente e Udinese-Bologna x2 finita 2-1 perdente. Poi abbiamo Fabio Crudele che aveva pronosticato Milan-Sassuolo multigol da 2-4 finito 1-0 perdente, Villarreal-Deportivo Alaves 1 finito 1-2 perdente e Spal Sampdoria X o gol finito 1-2 vincente. Poi abbiamo Alessandro Crudo che aveva pronosticato Real Madrid Barcellona under 3,5 finito 0-1 vincente, Can Paris Saint Germain gol finito 1-2 vincente e Mönchengladbach Bayern Monaco gol più over 1-5 vincente. Andiamo avanti. Gianni Carbone aveva pronosticato Genoa Frosinone 1 finito 0-0 perdente, Schalke 0-4, Fortuna Düsseldorf, over 1,5 casa, finito 0-4, perdente. E Norimberga Lipsia, over 2,5, finito 0-1, perdente. Poi abbiamo Angelo Di Corato, Augsburg Borussia Dortmund 2, finito 2-1, perdente. Huesca Siviglia 2, finito 2-1, perdente. E Torino Chievo 1 e over 1,5, finito 3-0, vincente. Infine abbiamo Gianni Persa che aveva pronosticato Cagliari Inter 2 finito 2-1 perdente, Atalanta Fiorentina over 2,5 finito 3-1 vincente e Napoli Juventus gol finito 1-2 vincente. Dunque, Andrea Campese eliminato, Fabio Crudele lo stesso eliminato, Alessandro Crudo passa il turno, Gianni Carbone le ha perse tutte le partite e viene eliminato, Angelo Di Corato ne ha perse 2 e viene eliminato, Gianni Persa ne ha persa 1 e viene eliminato. Dunque, l'unico a qualificarsi è stato Alessandro Crudo. E solo Alessandro Crudo, sotto questo video, dovrà pronosticare 9 partite con quota non inferiore a 1,65 se vorrà concorrere per questo premio un MP3. Dovrà pronosticare 12 partite con quota non inferiore a 1,65 se vorrà concorrere per un tablet 4 GB di RAM, dovrà pronosticare 15 partite con quota non inferiore a 1,65 per concorrere per un cellulare, oppure potrà pronosticare 19 partite con quota non inferiore a 1,45 se vorrà concorrere per questo premio, un portatile 4 GB di RAM 500 di hard disk. Naturalmente dovrà pronosticare partite di campionati principali come Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Italia Serie A, Serie B che giocheranno questo fine settimana da venerdì 8 a lunedì 10 marzo. Avrai tempo per pubblicare il tuo pronostico entro giovedì 7 alle ore 14. Se non commenterai il tuo pronostico entro giovedì sarai eliminato dal gioco e non parteciperai alla quarta fase di questo gioco del club della scommessa numero 7. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!